Ogni volta che ci si prepara per un viaggio si ha la sensazione di essere impreparati o di aver dimenticato qualcosa di importante per il viaggio. Ma meno male la tecnologia ci viene in aiuto. Ciao, io sono Luca, da Japanese Grim e queste sono le 5 migliori applicazioni per Tokyo. Premetto che queste applicazioni sono state scelte da noi di Japanese Grim come le più degne di nota, ma se ne conoscete che le altre sentitevi liberi di segnalarcele commentando qua sotto. Tutte le applicazioni scelte da noi dovevano avere un principio base, ossia funzionare senza una connessione internet, perché in Giappone con un contratto europeo non conviene assolutamente utilizzare una connessione internet, se non connessi a una linea wifi. Ma incominciamo! Come tutte le metropoli, vi capiterà sicuramente di perdervi nella grande metropoli di Tokyo. La prima applicazione che vi voglio proporre può aiutarvi a farvi capire dove siete e si chiama Tokyo Rail Map Lite. Come avete capito dal nome, ho scelto la versione Lite perché la ritengo la più essenziale. E cosa ancora più importante, è gratis. Cercate la linea metropolitana o ferroviaria più vicina a voi e una volta trovata leggete il suo nome e il suo colore. Inseritelo nell'applicazione e tada! Ecco, vi ritrovate sulla mappa contrassegnati da un circoletto illuminato. E beh, e ora che sapete dove siete? Qui viene in aiuto la seconda applicazione che abbiamo scelto per voi. Le linee metropolitane di Tokyo non sono le più intuitive al mondo, specialmente quando ci si trova davanti a delle mappe che sembrano un labirinto o addirittura una ragnatela da quanto è intricata. Ma non vi preoccupate, perfino i giapponesi utilizzano le mappe delle metropolitane per ricordarsi dove scendere e dove cambiare. Ma noi vogliamo affidarci alla tecnologia e essere più semplici. La seconda applicazione si chiama Trains.gp ed è gratis. Vi basterà inserire il vostro punto di partenza, il vostro punto di arrivo e via. Ecco, vi segnalati i possibili tragitti, quanto tempo ci metterete, la distanza percorsa e il costo in yen della tratta scelta. In questo modo potete scegliere la più veloce, la più semplice o la più economica. Se non sapete il giapponese o non riconoscete una parola in hiragana, in katakana o ancora peggio in kanji, questa è l'applicazione che fa per voi. Imiwa è sostanzialmente un dizionario in cui potrete inserire nel campo di ricerca la parola desiderata in giapponese, hiragana, katakana o in romaji o in inglese se non sapete come si dice. Se invece non riconoscete un kanji, potete ricercarlo tramite una ricerca testuale o tramite i multiradicali per i più esperti. Un'applicazione veramente utile a nostro parere per riconoscere ciò che c'è scritto su un menu o su un cartellone o su delle indicazioni stradali. Ma se volete qualcosa di più semplice, ecco a voi la prossima applicazione. Learn Japanese è un frasario inglese-giapponese con più di 400 parole e frasi utili, che ti mostra come è scritto o con l'audio per come si pronuncia. Purtroppo, contrariamente alle altre, non è tutta gratis, ma vale senza dubbio la pena spendere qualche soldino in più. Nella versione live sono presenti le categorie saluti, conversazione generale, numeri, direzioni e posti, trasporti e mangiare fuori. Nella versione pro, che costa 4,49 euro, si aggiungono alle precedenti ora e date, colori, paesi, appuntamenti, emergenze e perché no, gli sciogli lingua. Namamugi, namagome, namakamago. Questa applicazione è utile che sappiate o no il giapponese, ma parleremo in un altro video per quanto riguarda l'utilità o meno di sapere il giapponese quando si va in Giappone, anche se con questa lista di applicazioni un po' si capisce già come la pensiamo. In Giappone, come specialmente a Tokyo, ci sono veramente tantissime cose da vedere e senza dubbio ne salterete molte. Ci si può affidare a guide turistiche o tour organizzati che vi mostreranno la metropoli nella sua cultura e nella sua storia. Ma c'è chi preferisce far da solo e preferisce prendersi il proprio tempo per ammirare le bellezze della metropoli di Tokyo. Per questo c'è Tokyo Map and Walks. Anche questa applicazione in inglese è disponibile nella versione Lite, che è gratis, e nella versione Pro da 4,99€. Sostanzialmente questa applicazione è un insieme di tour fai da te a piedi per in giro per le maggiori attrazioni di Tokyo, con mete come Asakusa, il Palazzo Imperiale, il Parco di Ueno, Ginza, Shibuya. Con la durata stimata che il percorso fai da te a piedi e la distanza totale da percorrere. Anche questa applicazione è disponibile con la funzione GPS per mostrarvi quanto siete distanti dalla vostra prossima destinazione e per indirizzarvi nella direzione giusta. E queste sono tutte le applicazioni che ci sentiamo di consigliarvi per girare nella metropoli. Anzi no, bonus! Allora, vi abbiamo consigliato delle applicazioni per viaggiare, per visitare Tokyo e per parlare. Ma manca una cosa veramente fondamentale: mangiare.
Guru Navi. Guru Navi è un'applicazione che vi consentirà di cercare tutti i ristoranti attorno a voi, divisi per costo, tipologia e distanza. Non l'abbiamo elencata nelle migliori 5 applicazioni perché non seguiva un principio fondamentale, ossia funzionare senza la linea internet. Infatti Guru Navi richiede di una connessione internet per effettuare le ricerche. Ma se siete nella vostra stanza d'albergo e disponete di una linea wifi insieme alla camera, è uno strumento utilissimo per provare a placare il vostro desiderio di provare tutte le cucine giapponesi. Ma se avete voglia di sushi, c'è Sushipedia, una vera e propria enciclopedia di sushi, sashimi, uramaki e quant'altro. Così tante tipologie da soddisfare ogni palato. Si possono visualizzare per esempio in 4 tipologie base, come pesce crudo, pesce cotto, vegetariano o piccante. Oppure cercare il nome del sushi desiderato o l'ingrediente al suo interno, vedere quelli che ci sono di stagione o cliccare sull'opzione mi sento fortunato per trovarne di strani e particolari. E siamo arrivati dunque alla fine di questo video delle migliori 5 applicazioni per Tokyo più bonus app. Vi invito a seguirci sul nostro sito ufficiale, sui nostri social network o sul mio canale Twitter. Sentitevi liberi di condividere, di votare e di postare un commento qua sotto. Ma mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube per non perdervi i prossimi video in arrivo. Al prossimo video, come sempre, grazie per averci seguito.